Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come consuetudine partiamo col nuovo video esattamente da dove abbiamo finito con quello precedente. Come vedete alle mie spalle c'è il 6910 attaccato alla nostra idrovora principale. Stiamo andando avanti con l'irrigazione. Oggi è sabato 20 se non sbaglio. Nella notte ha fatto temporale e, come ormai succede praticamente sempre, ha allettato qualcosina di mais, ma niente di grave, sono proprio piccoli bolli, le file esterne, ma il grosso dovrebbe raddrizzarsi. Il problema è che nella notte sì, ha piovuto, ma non ha piovuto abbastanza per l'irrigazione, ma ha piovuto abbastanza per non lasciarmi diserbare. Dovevamo fare qualche piccolo ritocco nella soia, non possiamo, quindi dobbiamo rimandare di un giorno o due, quindi staremo a vedere. Anche questo video probabilmente sarà incentrato più che altro sull'irrigazione qua del Bosco Grande, che è la zona di azienda dove irrighiamo con l'idrovore tramite la concessione che abbiamo sul fiume Sesia. In questo video vi spiegherò come funziona qui, nel video vi farò poi vedere tutto. Niente, vi auguro una buona visione e ci vediamo durante e alla fine. A presto! Rispetto a ieri, che era il primo giorno di irrigazione, che avete visto sul finale dello scorso video, l'acqua fortunatamente nel fiume è cresciuta almeno 15-20 cm, questo fa sì che l'idrovora riesca a pescare meglio e non abbiamo problemi appunto di pescaggio. La giornata è nettamente migliorata, quella di oggi rispetto a quella di ieri, a livello di umidità, avendo fatto temporale ha dato una rinfrescata. Ora andiamo a vedere dove stiamo mandando l'acqua, a che punto è. Normalmente cosa facciamo? Quando ci sono stradine un po' grosse, argini un po' grossi come qui, passiamo prima col trinciastocchi per dare una sgrossata e ti toglie tanto lavoro poi con quella che è la trinciata laterale, quindi le operazioni le velocizziamo in quella maniera lì. Lì c'è la nostra pala che per ora non serve. Qui c'è il primo bivio del fosso e stiamo bagnando là. Come vedete qui c'è l'acqua, siamo quasi a posto con la prima piana, come le chiamiamo noi, comunque col primo appezzamento. Questo è un appezzamento lungo 700 e passa metri, tra l'altro ho fatto tutto in curva così. Normalmente le operazioni le facciamo tutte assieme, quindi il campo lo prendiamo tutto assieme e andiamo solo a dividerlo dopo, prima dell'irrigazione. Una cosa che non capisco è come mai negli ultimi 5-6 anni soprattutto, ogni temporale ci sono mais che si allettano, magari non in forma grave, ma comunque si allettano. Una volta questo non succedeva, quindi penso che sia un po' anche la genetica della pianta, il fatto che siano varietà sì produttive, ma magari hanno qualche gap a livello di tenuta. Sicuramente complice la pioggia della notte, i 30 mm che ha fatto, che non bastano per l'irrigazione, ma sicuramente stanno aiutando l'acqua, tant'è che sono solo neanche mezzogiorno e tutta la parte che dovevamo irrigare nel fosso che già stavamo utilizzando nell'altro video abbiamo finito. Ora ho già aperto con la pala lì, manca solo una leggera mezza palatina perché non entri già di là, quindi mezz'oretta abbiamo finito di qui, chiudo l'incastro, con la pala tolgo l'ultima terra di là e andiamo a bagnare quella zona di lì. Finito quella parte di lì, dovremo poi aprire questa riva qui sempre con la pala e bagnare 4 ettari e mezzo circa che ci sono qui. Dopodiché
finito qui, toglieremo questa diga sul fosso, manderemo giù l'acqua là in fondo, dovrò fare un'altra diga, poi vi farò vedere, e andremo a bagnare una parte alta di là. Bagnata la parte alta si scende, quindi andiamo avanti così. Creiamo delle dighe di terra all'interno del fosso, questo perché abbiamo delle altezze diverse dei campi e quindi dobbiamo fare le ferme nei fossi nelle zone alte, e da mano in mano, poco per volta, ci spostiamo verso il basso. Qui domenica 21 luglio, abbiamo già acceso l'idrovora, ora sono a bordo del nostro vecchissimo Nissan King Cab, il cab che ha fatto la storia nel mondo del fuoristrada. Questo è un mezzo che ormai utilizziamo solo come cisterna rifornimento. Eccoci qui. Freni pochi, quindi bisogna andare piano. Ragazzi, credo che, se non erro, questo King Cab, questo pick up, era 70 cavalli di motore, qualcosa del genere. Ora credo che se facessimo una prova non so se arriviamo a 20. È due righe fiacco. Come vi avevo già accennato prima qualcosa, qui dove quello che noi chiamiamo Bosco Grande, che è dove stiamo irrigando adesso con l'idrovora,
rispetto a casa, dove avete visto e vedrete ancora, abbiamo fossi in canalette, tutti manufatti di cemento. Qui invece, per una questione di esondazioni del fiume, come vi avevo già fatto vedere qualcosina, abbiamo tutti i fossi di terra, quindi fosso largo dove riusciamo ad entrare con la pala per o fare le dighe di contenimento in base ai vari livelli che dobbiamo fare con l'acqua, o anche in caso di riparazioni. Quindi abbiamo optato per questa scelta proprio perché durante le esondazioni del fiume, e qui siamo in un'ansa del fiume, quindi l'ansa è praticamente una porzione di terreno all'interno di un curvone del fiume. Noi qui il fiume arriva da di là, fa tutto il giro così, passa là dove c'è l'idrovora e gira. Quindi capite che quando vengono le alluvioni, qua l'acqua non arriva morta, cioè di rinculo, passatemi il termine, ma proprio attraversa. Questo fa sì che una volta anche qui avevamo manufatti in cemento e tutto quanto. Il problema era che poi con l'alluvione l'acqua erodeva attorno ai manufatti, tutto quanto, era un lavorone tutte le volte metterli a posto. Come vedete, sempre per una questione delle alluvioni preferiamo ad avere un pochettino più di passivi, passivi vale dire terreni improduttivi, e teniamo sia a destra che a sinistra del fosso delle stradine molto larghe ed inerbite. Inerbite proprio per il discorso che vi facevo già un video o due fa, che fa da pacciamatura naturale, le radici stesse tengono molto di più all'erosione che potrebbe cercare di creare il fiume. Quindi la pulizia stessa del fosso, riusciamo ad andare dentro con la trincetta laterale, pulire le sponde, trinciamo il centro, poi abbiamo un dischetto che vi farò vedere dopo, stretto, dove passiamo all'interno e dischiamo l'interno del fosso. Adesso con la pala apriamo lì, chiudiamo lì. Lunedì 22 luglio, ora dobbiamo andare ad irrigare l'unico pezzo in cui dobbiamo pompare l'acqua due volte. Quindi la prima volta, come avete visto, la pompiamo dal fiume e la mandiamo dentro il fosso. Ora qui abbiamo un pezzettino che è circa un ettaro, che gira attorno a quel boschetto qui, una L qui, che è troppo alta per riuscire a bagnarla direttamente con il fosso. Riempiamo quest'altro pezzo qui,
tra le strade qui, questo rettangolo. Aspettiamo che sia bello pieno, quindi che ci sia una certa quantità di acqua all'interno. Abbiamo fatto anche dei solchi che portano l'acqua qui. Qua abbiamo fatto un buco dove andiamo a posizionare un'altra idrovora piccolina che poi vedrete. Da qui la pompiamo per un paio di ore, non di più, in un paio d'ore più o meno normalmente è pieno questo pezzo. Buongiorno ragazzi, abbiamo appena attaccato la turbinetta, come potete ben vedere. Aumentiamo un po'. Siamo venuti qua con 120. È da dire qualcosa? L'ho già detto prima quello che dovevo dire, che dobbiamo ripompare l'acqua. Sto registrando. Visto nel video della scorsa settimana, siamo andati a recuperare le dischiere del nostro disco per fare gli argini. Poi nello scorso video non vi ho spiegato cosa abbiamo fatto, praticamente abbiamo dovuto cambiare i supporti che erano più piccoli, montavano un perno solo del 30, li abbiamo fatti con perno del 40, supporto molto più grosso e doppio cuscinetto, ci sono dentro due cuscinetti larghi così, quindi in teoria dovrebbe essere molto più robusto. Abbiamo attaccato il disco per fare gli argini. Andiamo a fare gli ultimi due argini che mancano, quindi andiamo a fare gli argini, così vi faccio anche vedere un attimino come funziona questo disco, che all'epoca, quando è stato creato, aveva molteplici funzioni. Veniva utilizzato come lo utilizziamo adesso per fare gli argini, ma con le dischiere girate al contrario, cioè che anziché tirare al centro spingevano la terra all'infuori, veniva utilizzato anche per incalzare i vivai quando facevamo vivai di pioppi, quindi venivano utilizzati sia per incalzare e poi ora di estirpare le pioppelle quando arrivavano due anni per venderle, fare gli impianti, in parte noi e in parte vendevamo le pioppelle, veniva utilizzato anche per scalzarli, quindi mettevamo un disco più grosso che viaggiasse all'esterno del telaio e andavamo a togliere la cavallina che avevamo creato l'anno precedente per poi poter tagliare ed estirpare le pioppelle. Qui è dove adesso dobbiamo andare a creare il nostro argine per dividere la parte più alta dalla parte più bassa. Vado giù e vi faccio vedere. In pratica vedete questo disco, sono due dischiere, sinistra e destra, possiamo regolare l'inclinazione e sono fatte che tutte e due portano la terra al centro, quindi vanno a creare un argine. Il bello rispetto all'aratro, che lavora solo da una parte, è che qui lavora da tutti e due i lati, quindi ti tiene il trattore dritto ed in più è molto veloce perché con l'aratro devi andare piano. Con il disco, da un certo punto di vista, più vai forte meglio viene il lavoro. Abbiamo la possibilità, tramite quest'asta forata, qui vedete che è una sorta di parallelogramma, possiamo stringere e aprire sia la dischiera destra sia la dischiera sinistra per andare a creare un argine o più stretto o un po' più largo.
Ora la terra è anche molto fresca, quindi viene molto bene il lavoro. L'unica cosa è la partenza, quando non si ha ancora lo spunto, la velocità all'inizio, quindi proprio dell'argine, l'argine tende a rimanere un pochettino più basso, quindi magari lo ribattiamo due o tre volte per cercare di alzarlo un pochettino. Secondo passaggio, come vedete vado a cavallo dell'argine fatto nel primo passaggio, passo la seconda volta, si irrobustisce un pochettino ed è più che sufficiente, e comunque sto andando a una velocità di 12 all'ora. Argini fatti, adesso torniamo a casa, cambiamo mezzo, mettiamo giù il 6140 e prendiamo il 6003 e torniamo qui a trinciare. Abbiamo ancora qualche perimetro dei 2/4 appezzamenti che dobbiamo ancora irrigare, così puliamo bene attorno qui e poi in teoria in un giorno, giorno e mezzo dovremmo aver finito l'irrigazione anche qui. Tra un'idrovora e un fosso, un'idrovora e un incastro, dobbiamo trovare il tempo anche di fare le correzioni di diserba nelle soie. Fortunatamente sono quasi tutte pulite, quindi ne approfittiamo solo per fare i perimetri, così come avevamo fatto nel triticale, come abbiamo fatto su buona parte del mais. Facciamo solo le rive e i primi 2-3 metri del campo di tutti i perimetri, salvo un paio di campagne, ma poca roba. 4 ettari in tutto, dove invece le abbiamo fatte complete perché è scappata un po' di erba, ma lì poi vi farò vedere nel report al campo com'è la situazione. E quindi niente, le soie non sono assolutamente male per essere un secondo raccolto e quindi siamo abbastanza fiduciosi, anche se, come dico sempre, la campagna è lunga, quindi non si sa. Però al momento, guardate, è un secondo raccolto, ma seminate poco più di un mese fa, quindi direi che ci siamo, insomma. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Probabilmente quando lo vedrete io sarò in vacanza qualche giorno con la famiglia ed è per questo che metto le mani avanti. Non so se la prossima settimana riusciremo a realizzare o meno il video, ma penso di sì. L'argomento del prossimo video sarà comunque il trattamento con il trampolo che andremo a fare nel mais. Vedremo se sarà la prossima settimana o tra 15 giorni. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale, a mettere un like, perché per noi è importante far crescere il canale per riuscire a trovare magari anche delle collaborazioni e dei nuovi spunti. Quindi me ne sarei grato, dovreste iscrivervi e lasciare un bel like. Vi ringrazio come tutte le settimane, vi abbraccio e niente, ci vediamo o la prossima settimana o tra 15 giorni. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.